Avvocato Giardina, sabato scorso è stato eletto per acclamazione a coordinatore del movimento di Pantera Bellissima. Quindi è stato eletto dai delegati come coordinatore provinciale. E sarà un compito ancora più alto in quanto vicino ci sono le elezioni europee. Sì, ma non solo per questo, è un compito arduo intanto perché si tratta di gestire e coordinare l'attività del partito nella terza provincia per importanza della Sicilia, che è la provincia di Messina, dove ci sono 108 comuni da dover andare a controllare, nel senso da andare a portare la vicinanza del partito e cercare di creare in ognuno di essi un circolo comunale. E poi è un compito comunque impegnativo perché si tratta di avere la responsabilità di rappresentare intanto il movimento che è la diretta espressione, il presidente della regione, che è il presidente Musumeci. E poi un movimento che è in crescita e che pensa di poter, e ha la ferma volontà di rappresentare un elemento importante nella politica siciliana in questo momento e perché no nel futuro anche avere un respiro di tipo nazionale. Intanto volevo anche ringraziare gli organizzatori del congresso provinciale che si è tenuto sabato, i ragazzi, i giovani di Diventerà Bellissima di Messina, il presidente dell'assemblea che è stato l'avvocato Enrico Trantino, a cui va il mio personale ringraziamento anche per il garbo e la competenza con cui ha gestito i lavori del congresso e poi un grazie particolare all'anima pulsante di questo movimento nella provincia di Messina e non solo, che è l'onorevole Pino Galluzzo, a cui va appunto il mio personale ringraziamento. Avvocato, dico, si aspettava ecco, questo successo. Me l'aspettavo no, quando poi ha preso un po' piede la concreta possibilità che questo fosse qualcosa che potesse avverarsi, ovviamente ho dovuto per forza di cose prendere consapevolezza. Io seguo il presidente da tantissimo tempo, militavamo ovviamente senza fare nessun paragone nello stesso, in ciò che rappresentava lui rispetto a quello che ero io, un semplice aderente e militante nello stesso partito da tantissimo tempo e credo che questo per me è anche potrei dire un traguardo, ma non lo è, ritengo che deve essere necessariamente un punto di partenza, se non altro per assumere la consapevolezza dell'importanza di questo ruolo e poi per cercare di dare il mio modesto contributo per la crescita del movimento. Ecco, intanto dico il fatto che comunque lei sia stato proprio acclamato all'unanimità, ecco, questo ovviamente le fa piacere ed anche a noi da gioiosani, naturalmente. Il ruolo specifico del coordinatore provinciale, in che cosa consiste? Il coordinatore provinciale, come dice il nome stesso, come dicevo succintamente prima, è fondamentalmente il responsabile del movimento a livello provinciale, è il punto di riferimento del coordinatore regionale, è l'unico rappresentante, va bene che poi verrà nominato un coordinamento che lo supporterà, però è il rappresentante del partito nel territorio di riferimento della provincia e quindi poi ovviamente fa parte del. Parteciperà di diritto al congresso regionale che ci sarà domenica prossima, fa parte dell'assemblea regionale del partito, probabilmente farà parte pure del direttivo regionale, quindi è un ruolo di dirigenza e di responsabilità, ovviamente ai vertici del partito, questo è un dato di fatto, nell'organigramma è previsto questo. Cosa si auspica, ecco, per la nostra Sicilia? Io ieri, anzi sabato, a chiusura del mio intervento, ho citato una frase di Paolo Borsellino, il quale diceva, tra le altre cose, a parte che il nostro movimento evoca una frase, diventerà bellissima, è una espressione che Borsellino usò, riferendosi alla Sicilia, dicendo questa terra un giorno diventerà bellissima. E i fondatori del movimento presero spunto da questa sua, 4 anni fa, da questa sua affermazione. Io ieri, l'altro ieri ne ho citata un'altra frase per fare riferimento a quella che è la condizione in cui si trova la Sicilia e quello che noi vorremmo fare, proprio perché l'amore smisurato per la nostra terra è quello che è. Lui ebbe a dire, il vero amore ha per oggetto qualcosa, che tu vuoi, che non ti piace per niente e in nome dell'amore che provi la vuoi cambiare.
Ora noi la situazione che abbiamo trovato, il presidente, l'assessore Razza, che è il nostro rappresentante nella giunta regionale, e i sei nostri deputati all'Assemblea regionale, è una situazione per quanto riguarda la Sicilia che veramente è disastrosa negli ultimi tempi. Poi negli ultimi giorni si è assistito pure a una serie di problemi che hanno portato il nostro presidente a prendere in seria considerazione la possibilità anche di rimettere il mandato. Ci sono stati dei giochi un po' di palazzo che non ci appartengono per storia, per tradizione, per cultura nell'Assemblea regionale. E quindi ciò che noi ci prefiggiamo di fare con Diventerà Bellissimo è proprio questo: prendere consapevolezza che la Sicilia si trova in una situazione veramente drammatica, e siccome l'amore nostro per questa terra è smisurata, la amiamo al tal punto da cercare, sperando con l'apporto di tutti e sperando di diventare sempre di più, di cambiarla. Quindi c'è la possibilità che questa Sicilia diventi bellissima? È l'auspicio nostro, e io ieri ho detto pure, l'altro ieri, se siamo in tanti quelli che marciano verso la stessa direzione, se siamo in tanti quelli che pensano che con l'apporto e con il contributo di tutti anche le sfide più difficili possono essere vinte, mi sento di dire che la concreta speranza c'è, e speriamo che nel futuro diventi qualcosa di più tangibile e di più concreto, appunto.